Certamente la differenza è stata che il Verona ci ha fatto il gol a 30 secondi dalla fine. Abbiamo giocato in questo modo pure a Verona, stavamo vincendo pure a Verona, alla fine forse meritavamo di vincere pure a Verona. Oggi siamo venuti qua a giocare la nostra partita, sapevamo che il Cosenza è un'ottima squadra, siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita e ci andrà bene. Ma noi abbiamo visto che comunque il Cosenza è una squadra, diciamo, a due facce, in casa è una squadra e fuori casa è un'altra squadra. Io l'ho vista fuori casa e mi ha fatto una grande impressione, perché sia a Taranto, l'ho vista in televisione, si vedeva che era una squadra forte, che giocava a calcio, però abbiamo visto pure in casa che faceva fatica e che subiva tanto, quindi sapevamo che era così e l'abbiamo preparata in questo modo la partita. Sì, no, ma lui ci aiuta sempre durante la settimana e prima della partita, quindi alla domenica sappiamo bene cosa, ognuno sa cosa deve fare, e diciamo che il grosso aiuto lui ce lo dà durante la settimana. No, noi sapevamo che poteva andare in difficoltà lasciandogli pochi spazi tra le linee, e abbiamo cercato di essere più corti possibile. No, a Verona è stata... Diciamo che il secondo tempo a Verona siamo usciti più, abbiamo giocato forse più noi che il Verona, mentre oggi siamo sempre stati, diciamo, ad aspettare il Cosenza. Forse ci è andata anche un po' meglio, anche se il Cosenza ha creato un po' poco, secondo me, per poter far gol, mentre il Verona ci ha messo più in difficoltà. Sì, è un Cosenza che non ha offerto un bello spettacolo ai tifosi. Fino a poco tempo fa si diceva il Cosenza grande con le grandi tra le mura amiche, adesso un Cosenza piccolo con le piccole, sempre al San Vito. Il Giulianova ha trovato terreno fertile, oggi la stessa cosa è accaduta contro un Potenza che ha mostrato qualche buona individualità ma niente di più. Evidentemente c'è un problema strutturale in questo momento, che Toscano non abbia alternative valide a certi giocatori è vero, ma è anche vero che con certe partite bisogna presentarsi con uno stato d'animo diverso. C'è questa... È un problema tecnico abbinato ad altro in questo momento, non c'è serenità all'interno della società, bisognerebbe programmare per il futuro, invece si temporeggia, questo ha mandato probabilmente, questi sono chiari segnali poi di nervosismo all'interno di qualche personaggio. Mirabelli ha fatto un'uscita pubblica parlando di confusione all'interno della società, probabilmente ha toccato uno dei nervi scoperti di questa società. Adesso bisognerà vedere, perché le altre continuano a pareggiare, noi continuiamo a restare lì, però questo era un terreno troppo importante da farsi sfuggire. È una domanda da $1 milione è questa. Credo che l'una si ripercuota sull'altra. Credo che l'uscita in settimana del direttore Mirabelli avesse obiettivi chiari per smuovere le acque a livello dirigenziale. Ovviamente quando si esce allo scoperto in questa maniera, la squadra non può non risentire di quello che dicono ai vertici del club, e purtroppo oggi abbiamo visto sul terreno del San Vito una pessima prestazione, credo la peggiore da quando Toscano si è sulla panchina nel Cosenza Calcio. Credo che la crisi tecnica non ci sia. Mi spiego meglio, non ci sia, perché questa è una squadra che conosciamo bene da inizio campionato, ovvero il Cosenza ha 26 calciatori che possono dare questo, ovvero non è questione di moduli, 4-3-3, 4-2-3-1, è questione di calciatori che arrivati a un certo punto hanno come dei blocchi psicologici o anche a questo punto blocchi tecnici, un livello tecnico che magari non permette di fare quel salto di qualità quando l'occasione è propizia. Anche oggi abbiamo dilapidato una ghiotta occasione, non siamo saliti sul treno dei playoff, la classifica non si è allungata eccessivamente, siamo ancora lì a un punto, speriamo bene. Ma noi possiamo parlare per quello che riguarda l'aspetto tecnico, la premessa di Sandro è stata fondamentale, perché qui nessuno è a giustificarsi o a lamentarsi di fischi o di altre esternazioni che ci possono stare nel mondo del calcio, siamo qui solo per stigmatizzare quello che è stato un coro che secondo noi è assolutamente ingiusto, assurdo, perché va a ledere la nostra professionalità. Qui non parlo solo di me, sono tutti ragazzi che danno l'anima dal martedì fino alla domenica, poi la domenica
provano a dare il massimo. Oggi purtroppo non ci siamo riusciti, siamo incappati in una giornata storta. Nel calcio può starci, come può starci anche una contestazione civile e che rimanga entro certi limiti. Beh, tu hai visto insieme a me, hai fatto qualche domanda, poi c'è stato Toscano, io ho intervistato pure Catania, intanto vediamo cosa ha risposto Toscano, ancora adesso, alle domande che hai fatto tu, che ho fatto io, che ha fatto tutta la stampa. La stampa, dobbiamo dire, più attenzione agli antefatti prima che ai fatti. Se è vero che un bravo giornalista deve parlare dei fatti, parlando di calcio, un po' di fiuto dell'ovvio rispetto a situazioni che non conoscevamo solo noi. Allora, dimentichiamo. Guarda Alfredo, tessera o non tessera, giornalista o non giornalista, tu che stai parlando davanti a una telecamera, io che sto parlando davanti a una telecamera, io che scrivo su un magazine, io che scrivo su un giornale, chi scrive su un giornale, chi parla alla radio, inevitabilmente condiziona l'opinione pubblica. Noi non vogliamo condizionare. No, la condizione, perché è una cosa, è così, perché ti ascoltano, perché in quel momento se è uno che parla in televisione, è uno che scrive su un giornale, per cui vai a condizionare l'opinione. Cerco di mantenere in equilibrio la psiche. Sì, però da questa parte ci deve essere soprattutto un contrappeso. Una questione di coscienza, sì, bisogna dire le cose come stanno. Cioè, a parte che lo impone la deontologia professionale, però se non ci dovesse essere la deontologia professionale, che ci sia un minimo di serietà nelle cose che quando si parla e si trasmette alla gente, si racconta alla gente quello che è un avvenimento, come per esempio a Foggia, noi l'abbiamo detto pure se non ricordo male la settimana scorsa, oggi tutti quanti accusano Toscano perché è tornato alla difesa 3. Ma il secondo tempo di Foggia, il Cosenza, ha giocato con la difesa 3. Dopo il 4-2-3-1 iniziale, a inizio ripresa, è passato al 3-4-1-2. Sì, sì. Per cui, se la settimana scorsa era stato un fenomeno, adesso è tornato a essere brocco. Ci vuole anche un po' di equilibrio. Ecco perché poi, non avendo raccontato quello che realmente è successo a Foggia, caro Alfredo, capito? Tu vai a condizionare il pensiero della gente. Dici, come a Foggia abbiamo vinto con il modulo alla difesa 4, i due centrocampisti. Io l'ho detto, fate anche vedere le immagini. E allora vedi che non c'è. Abbiamo detto. Bisogna essere soprattutto. Bisogna essere soprattutto corretti, perché la correttezza è fondamentale. Anzi, possono vedere le nostre trasmissioni anche su YouTube, perché vengono scaricate. Sono con un po' di ritardo, ma poi anche la trasmissione precedente verrà scaricata, perché restano delle testimonianze. Vediamo Toscana. Mi sarei preoccupato se avessero detto incontriamo l'ultima in classifica, quindi facciamo una passeggiata. Se hanno detto il contrario è perché temevano questa prestazione. La cosa mi fa preoccupare che, temendo il Potenza arroccato in questa maniera, fare una prestazione del genere, mi viene da dire, una cosa è dire le cose, una cosa è dimostrarle, perché oggi il Potenza è rognosa come squadra, ti concede poco, poi se va in vantaggio poi dura, perdono tempo. Secondo me l'hanno sottovalutata, secondo me non hanno capito l'importanza della gara, il treno che passava, che potevamo prendere e essere secondi in classifica. Per l'ennesima volta ci è passato questo treno, il Cosenza non l'ha preso, probabilmente c'ha dei limiti o delle lacune che non riusciamo a risolvere, perché se fosse una costante di ogni partita è così, ma fa una prestazione buona, un'altra prestazione incolore, una prestazione buona, c'è qualcosa che mi preoccuperei se fosse 4-5 partite di sto genere. Il più brutto di 3 anni. Perché brutta partita persa in casa in un momento cruciale del campionato, è perché avrei voluto finire la partita oggi essendo secondo in classifica, e questo non è stato. Non è facile, non è facile, però è il ruolo dell'allenatore che deve farlo sempre con la massima professionalità e passione. Non è facile, è normale che per 8 mesi vivere sempre sotto, però è il ruolo dell'allenatore che lo deve anche accettare. Potrebbe essere che stasera ti comunicheranno che non sarai più l'allenatore del Cosenza? Non
è un problema mio. Io sono sereno di aver fatto in pieno il mio dovere da 3 anni a questa parte. Se non fossi sereno mi dovrei preoccupare, invece sono abbastanza sereno, poi io sono un dipendente della società. Sì, ma preferirei non prenderli i ceffoni io per poi reagire. Questa ci vuole la maturità della squadra, è questa. In questi 2 anni che abbiamo vinto, la caratteristica della squadra è la continuità, cosa che sta mancando in questo campionato, che magari se avesse avuto, non dico tanta continuità, ma un pizzico di continuità, magari stiamo parlando di un altro campionato. Se devi fare una valutazione di tutti... Però va in mezzo, le cose non funzionavano. I due esterni a mio giudizio sono in affanno da tempo, un calo fisico. Invece a livello di prestazione proprio, Marsini forse poteva offrire qualcosa in più. Ma anche De Rose, anche lo stesso Fiore, lo stesso Biancolino hanno offerto delle prestazioni, ma tutta la squadra,